Questo è il circuito elementare per far illuminare un LED. Un generatore di tensione continua, un resistore per limitare la corrente nel LED, e ovviamente il LED. Correttamente, il LED deve presentare l'anodo collegato al polo positivo e il catodo a quello negativo. In Tinkercad, il LED viene rappresentato, come accade nella realtà, con l'anodo di lunghezza maggiore. Sono disponibili diversi colori. Ricordiamo che la corrente nel LED deve essere compresa tra 15 e 20 mA. Arriviamo alla breadboard alimentata, come spiegato in un precedente video. Inseriamo un resistore da 150 ohm e inseriamo il LED. L'anodo è a sinistra. Colleghiamo il polo positivo al resistore. Colleghiamo il catodo al polo negativo. Infine colleghiamo opportunamente il resistore al LED. Avviamo la simulazione con una tensione di alimentazione di 5 V. Il LED si illumina. Notiamo una corrente di 19,5 mA. Proviamo ad aumentare la tensione di alimentazione fino a 6 V. Notiamo un punto esclamativo vicino al LED. Indica che abbiamo superato la corrente consentita. Infatti siamo arrivati a 25,8 mA. Per terminare, inseriamo un pulsante tra resistore e LED. Se il pulsante non viene premuto, le connessioni sono quelle evidenziate. Il LED non si illumina. Premendo il pulsante, vengono connessi tra loro i quattro terminali dello stesso. Premiamo, quindi, il pulsante. Il LED si illumina.